Evviva! Evviva! Non bene. Se era per quei due, avremmo mangiato topi morti? Come all'assedio di Stalingrado. Un bicchiere in due, eh? Signora? Non bevo. Non bene. Ma per fortuna che al pesce ci ha pensato il nostro Franchino. E allora propongo un urrà per il nostro Franchino. Hip hip! Evviva! Urrà! Ebbene, per concludere degnamente una serata come questa non c'è che un modo: fare come a Filicudi, il bagno tutti nudi! Oh, che meraviglia! E chi ci sta? Ce lo farei, lo faccio anch'io! Anch'io! Nudi. Peppina! Ma sì! No, scusami. Tu sei mia moglie. La moglie di un borghese di merda come te. Aspetta. Come si permette? Mi scusi. Tu puoi fare il bagno nudo e lei no? È completamente diverso. Perché lei è mia moglie. No, perché con lei ho un tipo di rapporto che io so come va condotto. Ma che sai? Non sai neanche in che mondo vivi. E lo sai perché? No. Ti manca la cultura. No, guardi, Franchino, guardi che io ho un diploma. Perché tu sei colto. Sono ragionieri. E allora, vediamo. Che fa? Allora. Oh, oddio. Cultura letteraria. Sì. Scientifica o spicciola? Sono tre buste, no? Io devo scegliere tra tre buste. Spicciola. No, c'è un cesso. Vabbè. Cos'è la prostata? Dunque, sì, la prostata è facile. Ecco, dice sì, di donna molto prostra, in una... Ah, è la sua... insomma, ecco, dunque, dicevo che è una posizione... Donna in stato di... adorazione. No, ecco, mi sovviene. È un dolce. Lo faceva anche mia mamma. È la prostata. La prostata di... si può fare di metilo, di pera. Ecco, è l'imperatore romano. E l'eresiarca bizantino. Giuliano, la prostata. Giuliano. E il kibbutz? È facile. Dunque, dicisi kibbutz, è una tipica espressione dialettale di Albero Bello, usata dalle contadine, quando bussano alla porta del trullo con molta violenza, con arroganza. Allora queste contadine, vestite di nero, rispondono kibbutz nel dialetto locale. Adesso hai capito che merdaccia sei. Ugo, io vado a fare il bagno nuda. Antozzi passò i più brutti 10 minuti della sua vita.